Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, sono le 8.35 e siamo in diretta sul canale 17 di Fano TV per seguire i giornali, commentare i giornali e aprire spazi informativi anche con collegamenti esterni per parlare di questa situazione che stiamo vivendo, in cui tutti quanti noi siamo protagonisti purtroppo attivi, tutti quanti siamo interessati da questa pandemia, nessuno di noi è escluso, a qualsiasi livello e ceto. Questa è la cosa, se vogliamo, anche straordinaria che probabilmente vivremo una volta nella vita, e qualcuno dirà meno male. E allora cominciamo a guardare i giornali, poi andiamo con ordine a vedere quelli che sono i collegamenti, le notizie, gli argomenti che andremo a trattare in questa oretta che staremo insieme. Allora, il Carlino di Pesaro apre con la notizia, vedete in primo piano la fotonotizia della morte di un giornalista storico del Corriere della Sera, che però ha radici fanesi, Nestore Morosini, portato via dal virus, la copertina è per lui. Provincia inagibile, invece, evacuata dalle verifiche, emergono problemi di staticità, i dipendenti dovranno traslocare, mentre a Mondolfo, fiocco rosa in comune, è nata la figlia del sindaco Nicola Barbieri e della sua compagna, l'ex assessore, adesso è semplicemente consigliere comunale, ha dato le dimissioni chiaramente per stare con la piccola Giulia, che è nata ieri e che appunto è la gioia di mamma e papà e non solo. Poi, per quanto riguarda invece il Covid, abbiamo la notizia che oggi Acquaroli firmerà con ogni probabilità l'ordinanza anti-assembramento, quell'ordinanza che era attesa già nella giornata di ieri, poi c'è stato un rallentamento, così come c'è un rallentamento anche una frenata nei contagi, resta però l'allarme. Non dimentichiamo che ieri ci sono state altre 11 vittime, c'è anche un 33enne tra queste, che però è un 33enne che purtroppo aveva già patologie pregresse. E fanno esplodere il bancomat, invece ladri in fuga con 7.000 euro, è successo a Montelabate, poi la protesta che vede capofila il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, protesta per che cosa? Per completare, o meglio, per andare avanti con i lavori, iniziare o andare avanti comunque con i lavori all'ospedale di Muraglia. Poi sotto da Acqualagna arriva la notizia, sempre collegata, se vogliamo, al Covid, la notizia che i cinesi, che in questo momento stanno vivendo comunque un momento di sotto controllo, quindi di apparente tranquillità, i cinesi fanno acquisti di tartufo fresco anche dalle nostre parti, anche ad Acqualagna, e infatti tutto il fresco in questo momento viene esportato in Asia grazie al fatto che lì non ci sono problemi. E poi la notizia di Cain negativo, ora la VL può tornare a giocare. Mentre sul Corriere Adriatico il titolo d'apertura è per la prova di forza di Matteo Ricci sull'ospedale di Muraglia, e dopo il no arrivato dalla regione al project financing, il sindaco fa il capopopolo e lancia per sabato alle 3 del pomeriggio un sit-in. La regione intanto sul fronte della pandemia si arrende, riconvertito il nosocomio di Camerino, le Marche rischiano di cambiare colore. In che senso rischiano di cambiare colore? Nel senso che rischiano di passare da arancione a rosso, il che sarebbe davvero un grossissimo problema, anche se in queste ore, a dire il vero, a livello nazionale si parla, c'è questa idea che dopo che al termine di questo DPCM, che sapete scade il 3 di dicembre, tutti i governatori, la gran parte dei governatori, Totti della Liguria in testa, c'è la volontà invece di aprire tutti i negozi, di trascorrere il Natale nella apparente normalità, apparente diciamo naturalmente, però di non sacrificare il Natale soprattutto sotto il profilo economico, sotto il profilo degli acquisti. Questa è la linea, questo è quello che si stanno dicendo, e chissà, magari questa
ordinanza che sta per firmare il governatore Ceriscioli, anti-assembramenti, va proprio in questa direzione. Abbiamo ancora forse un po' di tempo per mettere in ordine le cose, per tornare, come si dice in riga, a Quaroli, chiedo scusa, ho detto? Ceriscioli, stavo pensando un attimo a Ceriscioli. A Quaroli, grazie Riccardo, di rimettere in ordine le cose, in fila le cose, quindi questa ordinanza che si va ad aggiungere al DPCM ovviamente in vigore potrebbe aiutare la nostra regione chiaramente a scongiurare il passaggio a zona rossa e quindi tornare anzi in zona gialla. Ci fermiamo a queste due pagine dei quotidiani che chiaramente hanno gli inserti della provincia di Pesaro Urbino al loro interno e quindi che trattano il nostro territorio e vado direttamente a vedere invece la pagina dove si parla dei tamponi rapidi, i tamponi rapidi dal medico di base. Ci sono stati degli screzi tra i sindacati, sapete che poi prima di passare alla realtà qui bisogna passare per i sindacati e quindi prima di realizzare un qualcosa bisogna sempre passare dai sindacati, è una cosa tutta italiana. Poi la pezza, atteso per oggi l'accordo tra la regione e le parti sociali, queste hanno chiesto l'adesione volontaria di utilizzare i draft point per avere i necessari kit, ma un summit segreto ha rischiato di mandare tutto all'aria. Dunque l'accordo con la regione per l'esecuzione dei tamponi rapidi da parte dei medici di famiglia sembrava a portata di mano, soprattutto dopo che ieri un'interrogazione del vicepresidente Biancani aveva chiesto di accelerare le procedure estendendole a studenti e docenti della scuola. Allora, di questi test rapidi, di questi tamponi che si potrebbero fare in farmacia e potrebbero dunque snellire un pochettino anche le attese di quelle persone, immaginiamo, che vivono il disagio, per non usare adesso parole forti come dramma, in alcuni casi anche drammi, ma comunque il disagio di avere per esempio un familiare che è positivo, risultato positivo, e di quindi di vivere nell'incertezza di essere allo stesso modo stato contagiato. Quindi cosa succede? Succede che spesso queste persone che hanno un parente stretto, un familiare stretto che è positivo al Covid, devono aspettare giorni e giorni per sapere se anche loro sono state contagiate, stando appunto a stretto contatto, oppure no. E quindi la corsa, le telefonate per attivare tutte queste procedure, spesso che vanno a rilento, abbiamo detto e straridetto che i tracciamenti in molti casi sono saltati perché i positivi sono tantissimi. Allora, in questo senso, verrebbero in aiuto certamente le farmacie. Allora, noi ci colleghiamo adesso con Simona Zonghetti, che si trova proprio all'interno di una di queste farmacie, una farmacia di Fano. Buongiorno Simona, buongiorno al tuo ospite. Parliamo adesso di test rapidi e della possibilità che si possano fare anche i tamponi. Raccontaci un po'. Sì, direttore, buongiorno. Mi trovo questa mattina alla farmacia Vannucci nel centro storico di Fano insieme al nostro ospite, il titolare Massimo Vannucci. Parleremo appunto di questi test sierologici rapidi perché si attende il via libera da parte della regione per poterli effettuare anche in farmacia. Dopo diversi incontri e confronti tra l'assessore alla sanità Filippo Sartamartini e le associazioni di riferimento, quindi Federfarma e Assofarma, l'assessore ha appunto dichiarato di voler proporre in giugno una delibera per farli partire al più presto, perché questi test sono importanti anche per il tracciamento. Massimo, cerchiamo intanto di capire come funzionano. Sì. Vengono definiti anche pungi dito, è così? Sì, buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, sono dei test sierologici dove si va a ricercare gli anticorpi IgG, IgM, e quindi non è come un tampone, ecco, bisogna chiarire bene. C'è una differenza. C'è una differenza. Il tampone rileva subito il virus, il test sierologico va alla ricerca degli anticorpi. Ok, e c'è una. Come funziona? Proprio allora vi faccio vedere, ce n'ho un esempio di questa cassetta così chiamata dove
si fa un prelievo come per un'analisi della glicemia, perciò pungidito, una goccia di sangue in questa posizione. In quella fessurina lì, sì. E poi viene poi fuori... reagente. Sì. E poi si aspettano 10 minuti, perciò il test è molto rapido. E poi ci sono delle barrette. Intanto uno ci dice se il test è fatto bene, perciò se la quantità di sangue è sufficiente. Ok. E ci dice se il test è valido. Poi dopo 10 minuti abbiamo i risultati. E i risultati sono IgM e IgG. Le IgM sono gli anticorpi che si sviluppano dopo 5-6 giorni dall'infezione. L'IgM, l'IgG bisogna aspettare almeno 15 giorni. Ok, quindi c'è anche qui una differenza. Sì, quindi ecco... Ma il tasso di attendibilità? Superiore al 90%. Poi bisogna stare attenti perché ci sono diversi tipi in commercio, perciò bisogna scegliere anche le ditte valide. L'Emilia Romagna, che è qua vicino, sono partiti già da un po' e hanno dato delle direttive sulle aziende dove bisogna andare a comprare. Adesso io non so quale sarà l'accordo con la Regione Marche, ma anche noi avremo delle direttive dove andare a comprare questi test, perché devono essere anche affidabili. Certo. A chi sono rivolti? Quali categorie? Quelle più a rischio oppure a tutti? Allora, nella Emilia Romagna i test sono stati fatti agli studenti e ai familiari degli studenti conviventi. Docenti compresi? I docenti qua l'abbiamo già fatto. Si è fatto lo screening degli docenti con questi test dai medici di base, perciò noi l'abbiamo già fatto. Questo serve soprattutto per fare uno screening, per fare una ricerca, anche per vedere poi chi l'ha avuto o magari chi è in corso di un'infezione, perché ricordiamo che l'IgM almeno 5-6 giorni ci vuole affinché si veda la barretta. Quindi se io vengo contagiata oggi e domani faccio questo test, probabilmente no, non emerge. No, se è contagiata oggi neanche col tampone lo vede, perché bisogna aspettare quelle 36-48 ore. Cioè, ecco, io penso di essere stato con una persona sicura positiva, io vado a fare il tampone e sono positivo. Bisogna aspettare quei 2-3 giorni con il tampone, con l'IgM ancora di più, con questi test. Qual è il loro costo? È accessibile penso a tutti? Penso che si aggireranno sui 20 euro. Ok, quindi rimaniamo sì, su un sì, prezzo sì, abbastanza, medio basso, abbastanza buono. Sì, sì, sì. Ecco, però ripeto, non prendiamoli come a panacea tutti mai, perché ecco, il tampone rimane sempre la più attendibile, più affidabile. Sì, 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 speriamo di avere questi tamponi rapidi, che dovrebbero farli i medici di base, e magari poi vedremo anche allargare la fascia anche sì, alle perché farmacie. Nel Lazio c'è già questo esperimento con i tamponi rapidi nelle farmacie. Il tampone rapido lo stesso ha una risposta veloce, quindi si bypassa il tampone tradizionale che ci vuole almeno 24 ore per il processo certo. Del risultato. Ma la vostra clientela già è venuta ad informarsi, sì, vi chiede di poter fare. Sono diverse telefonate per informarsi sia dei tamponi che dei test sierologici. Invece quindi, per quanto riguarda i vaccini anti-influenzali, in questo vaccini, senso ci sono novità? Purtroppo ancora niente, anche i grossisti non ci danno risposte e se arriveranno saranno in un numero molto limitato. Abbiamo molte prenotazioni, ma ricordiamo che quest'anno dei medici di base dai 60 anni si può fare il vaccino, non più dei 65, però sotto i 60 anni è veramente un problema. E quindi anche in questo caso si attendono delle direttive, siamo un po' in ritardo secondo lei, siamo visto che già siamo perché alla seconda ondata? Il numero è stato elevato di richieste, i vaccini non è che si producono dall'oggi al domani, ci vogliono 4 mesi, quindi anche le case farmaceutiche sono in difficoltà, non è che basta ordinarli e arrivano. Stesso discorso per i test?
Questi test si dovrebbero trovare abbastanza. Quindi si spera nel giro di poche settimane di averne sì, a disposizione. Sì, sperando, a meno che non ci sia un boom di richieste che andiamo anche qua come con le mascherine a marzo, però penso che non ci dovrebbero essere problemi. E intanto ci si può tenere sotto controllo, Marco, anche con il saturimetro. Abbiamo raccontato anche nel telegiornale di ieri sera, no? Di questo piccolo strumento che può essere utile per verificare alcuni dati. Saturimetro, veramente c'è stato un boom di richiesti, di acquisti, e anche noi siamo andati in sofferenza perché ne stiamo vendendo veramente molti, perché è uno strumento che non costa sui 40 euro di prodotti validi, diffidate a quelli trovati su internet, sono molti prodotti cinesi che poi non vanno bene, a prezzi abbordabili. Ma dopo dicevamo tra l'altro questa mattina di acquistare nei negozi della propria città per sostenere anche gli imprenditori locali, evitiamo di comprare cose in questo senso su internet che poi possono anche rivelarsi non valide. Certo. Saturimetro è un apparecchietto che è di facile lettura, facile per tutti, quindi in casi di necessità di controllo, ecco, non è male averlo in casa, ecco. Però i medici di base lo hanno tutti, ecco, quindi diciamo che siamo abbastanza attrezzati. Lei ci teneva questa mattina anche ad esprimere cordoglio per la perdita. Sì. Del noto Parlando cronista. Di Covid, abbiamo perso un grande giornalista fanese del Corriere della Sera, anche un amico, Nestore Morosini. Volevo fare condoglianza alla famiglia e un saluto a lui. Condividiamo con lei questa perdita e insomma tutta la città e il mondo del giornalismo sicuramente in lutto. Marco, hai delle domande per Massimo? Ma io ne avrei una in particolare che riguarda gli integratori alimentari. Sì. Ho visto che le aziende che producono questi integratori alimentari si sono organizzate e adesso sulle scatole praticamente campeggia ovunque la scritta per il aumentare le difese del sistema immunitario, quasi fossero appunto degli scudi iperprotettivi. Io sono del parere che aiutano, tant'è che io li uso abitualmente e quotidianamente. Volevo dire, come sta andando la vendita di questi integratori alimentari, soprattutto vitamina D e quant'altro, e soprattutto se hanno efficacia, se davvero proteggono in qualche modo o aiutano, certamente aiutano in qualche modo. Certo. Come sta andando, chiede il direttore, la vendita degli integratori alimentari? Possono aiutare anche per le difese immunitarie con le varie vitamine? Sì, anche qui c'è un bel discorso da fare perché ecco, le mode sono molte, bisogna stare attenti anche nelle scelte perché pubblicità, magari a volte un po' così, ricordiamo la vitamina C a marzo che è andata a ruba. Sì. E diciamo non è un effetto così forte nel potere difensivo, poi nel stimolare il sistema immunitario. Quello che posso dire, ecco, abbiamo lo zinco, che è un elemento che è convalidato da tanto tempo, perciò aiuta. Io posso consigliare, ci sono vari integratori, la gente sta comprando molti integratori, vitamina C, questo discorso, però lo stesso abbiamo tante richieste, adesso va di moda la lattoferrina che lo stesso aiuta a stimolare il potere difensivo immunitario, e quindi posso dire che la gente sta acquistando perché per quello che è possibile, ecco. Anche per prevenire l'influenza in questo senso, perché poi quando si ha un po' di febbre magari ci si preoccupa subito, è normale allarmarsi un po'. Quando stimoliamo il sistema immunitario, ecco, andiamo a coprire tutto, ecco, non solo il Covid, ma dall'influenza anche a livello tumorale, ecco, cioè andiamo a coprire tutto. Bisognerebbe avere una cultura non solo in questi momenti critici, ma sempre assumere integratori per stimolare sia dal punto di vista difensivo ma in tutto quello che riguarda la salute. E magari anche in questo caso affidarsi ai consigli di un esperto. Certo, anche lì, ecco, diffidate dalle pubblicità, dalle
dalle trasmissioni ingannevoli che vi consigliano questo, andate sempre o dal medico o dal farmacista, da consigli da persone esperte competente della materia, non da ciarlatani che si vedono a volte in TV o in pubblicità sui social o su giornali poco specializzati. Direttore. Bene, grazie, grazie a te Simona, grazie anche al dottor Vannucci per questo quadro che ha delineato un po' meglio anche la questione degli integratori, perché, ripeto, se ne stanno vedendo negli scaffali anche dei supermercati tantissimi, quindi c'è tanta gente che prende anche così a occhi chiusi. Grazie Simona, grazie ai tuoi ospiti. Allora, dunque, andiamo adesso avanti invece. Volevo, tornando nella nostra rassegna stampa, andare a vedere invece quest'altro articolo che riguarda e che ha pubblicato oggi il Resto del Carlino sulla pagina nazionale. Dicevamo delle feste di Natale, dicevamo della volontà dei governatori di in qualche modo tenere aperti i negozi, soprattutto per non mandare all'aria l'economia di un intero paese che comunque, come sappiamo, in questo periodo, nel periodo natalizio, fa girare soldi e di conseguenza fa girare l'economia. Intanto la notizia è che rallenta il contagio, il CTS, che è il Comitato Tecnico Scientifico, guarda avanti. Dopo il 4 dicembre bar e ristoranti dunque potrebbero tornare aperti. Miozzo dice minori restrizioni anche per i negozi, ma scordiamoci il Natale tradizionale. In che senso? Nel senso probabilmente che al cenone sarebbe meglio, ripeto, non si possono fare divieti tout court, bisognerà parlare in maniera corretta e quindi semmai invitare caldamente portare a casa soltanto, far venire a casa soltanto al cenone figli, fratelli, amici più intimi, proprio per evitare gli errori della scorsa estate. La scorsa estate, è inutile stare qui a ricordarcelo, insomma, una volta, insomma, verso giugno, quando abbiamo visto che i contagi ormai erano bassissimi, i morti erano praticamente azzerati, che cosa è successo? Lo sappiamo tutti, perché non c'è bisogno che stiamo qui a dircelo, ognuno è tornato a fare la vita di sempre, in realtà sbagliando anche in questo caso. Comunque gli ospedali sono sotto stress, scrive ancora il Resto del Carlino, frenano i ricoveri nelle rianimazioni, così come gli accessi di nuovi pazienti nei reparti infettivi. Adesso invece vado a salutare Dario Bartolucci, buongiorno, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia e componente del direttivo dell'Ordine dei Medici di Pesaro e Urbino. Allora, buongiorno Bartolucci, intanto con lei vorrei affrontare il problema dei test antigenici rapidi, quelli che dovrebbero, si spera, fare i medici di famiglia. Allora, qual è la situazione attuale? Abbiamo visto che c'è l'accordo, non c'è l'accordo. A che punto siamo? Allora, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Il nostro sindacato, la FIND, ha dato la sua disponibilità a livello nazionale e chiaramente noi, essendo dei libri professionisti convenzionati e non dipendenti, abbiamo poi a livello regionale ribadito questo accordo nazionale e già ieri nel distretto di Pesaro, ma oggi nel distretto di Fano e poi anche in Urbino, verranno recapitati ai medici di medicina generale che hanno dato la propria disponibilità poter fare questi tamponi cosiddetti rapidi. Ci vorrà un minimo, un briciolo di formazione, perché è abbastanza semplice fare il tampone, però uno che non l'ha mai visto fare, sarebbe il caso magari di una piccola formazione. I medici di medicina generale hanno dato la propria disponibilità, molti sul Urbinate, anche su Pesaro e su Fano, la possibilità di poterli fare
con tutta sicurezza o nel proprio ambulatorio, cioè quelli che hanno un ambulatorio idoneo, tra virgolette, cioè che hanno un ingresso e un'uscita separata, chiaramente questi tamponi verranno fatti al di fuori dell'orario, diciamo, normale di ambulatorio. Non c'è una commistione tra i pazienti e questi, diciamo, questi a cui verrà somministrato questo tampone. Oltre a essere, diciamo, fatto al di fuori dell'orario di ambulatorio, diciamo, vengono chiamati su appuntamento. E invece quelli che non hanno la possibilità di poterlo fare nel proprio ambulatorio, hanno a disposizione degli spazi dedicati, diciamo, da parte dell'ASL, che potrebbero essere in alcuni casi, come a Pesaro, diciamo, la sede della guardia medica, la continuità assistenziale. Infatti, la guardia medica è soprattutto la notte, quindi durante il giorno questi spazi possono essere usufruiti per questo servizio. In altri casi ci sono, per esempio a Fano verranno fatti al Cogma, in Urbino verranno fatti in diverse situazioni, come a Urbino uno spazio dedicato di fianco al distretto. Ecco, senta E Bartolucci, darti mi perdoni, sì, intanto perché l'audio non è buonissimo, ma comunque stiamo capendo un po' quello che intende dire. Però mi permetta, intanto mi pare di capire che con tutte queste limitazioni di orari e anche perché comunque per fare dei tamponi, come diceva lei giustamente, è necessario che i medici abbiano degli spazi idonei. Nel senso che non è che si può fare in un ambulatorio dove c'è solo un ingresso e un'uscita e quindi far strusciare chi entra e chi esce. Quindi è giusto che ci sia un'uscita e un ingresso separati. Ma proprio perché tutte queste limitazioni probabilmente diminuiscono, io pensavo banalmente forse, che una volta scesi in campo i medici di famiglia, si sarebbe aumentato notevolmente il numero dei tamponi da effettuare nel corso della giornata. In realtà mi pare che comunque non saranno poi, non parliamo di grandi numeri, o mi sbaglio? purtroppo ha ragione, purtroppo è così, anche perché questi tamponi sono dedicati solamente a un certo tipo di persone, cioè primariamente ai contatti asintomatici di un positivo. E quindi, per esempio, se c'è in una famiglia una persona che ha fatto il tampone ed è risultato e tutti i suoi familiari che non hanno sintomi possono usufruire di questo servizio. Oppure nel caso in cui ci sia una persona che è in isolamento da 10 giorni, che anche questa è asintomatica, può essere liberato facendo un tampone, chiaramente che risulti negativo. Nel caso in cui invece il tampone venga positivo, dovrà fare il tampone quello, diciamo, quello normale, l'ultima possibilità è quella che il medico di medicina generale può autonomamente chiedere, cioè far fare un tampone a un suo paziente che ritiene di poter diciamo, fare una diagnosi abbastanza precoce. Ecco, si è parlato, Bartolucci, si è parlato di come poi verranno sistemati tutti questi dati, dove confluiranno questi dati, sia di coloro che avranno esito negativo, sia di coloro che invece avranno esito positivo. Perché si è discusso in questi giorni sul fatto che le cliniche private, per esempio, che effettuano tamponi molecolari, comunicano al sistema sanitario regionale soltanto i positivi, ma tutti quelli che sono negativi,
risultati negativi finiscono nell'armadio e non vanno nelle statistiche che poi finiscono sul tavolo del ministro Speranza. Ecco, in questo caso avete discusso di come inserire questi dati, verranno inseriti anche quelli negativi, faranno parte del calderone, oppure di cosa avete parlato? Guardi, allora, in teoria ci dovrebbe essere un software dedicato dove noi potremmo inserire questi dati, sia positivi che negativi, ma al momento non abbiamo assolutamente niente. Dovremmo inviare una mail al servizio di igiene e sanità pubblica dove diciamo chi sono i positivi, chi sono i negativi. Beh, voi avete denunciato però, avete denunciato poco fa che il sito dell'ASUR dell'area vasta, per esempio, era in tilt, quindi insomma le premesse... Sì, sì. È difficilissimo collegarsi. Io tutte le mattine mi alzo alle 6:30 per provare alle 7 ad entrare perché quando è sovraccarico non ti fa entrare, quindi... Non riusciamo a sapere chi sono i nostri pazienti che sono entrati in quarantena, quindi siamo sempre dietro per non sapere. Cioè, il nostro lavoro è cambiato completamente, nel senso che oltre a fare l'ambulatorio normale che tutti i giorni facciamo, chiaramente adesso non è più come prima, cioè vengono i pazienti su appuntamento, gli viene presa la temperatura. Possiamo inviare le ricette per via telematica, ma il nostro tempo lo passiamo al telefono, su WhatsApp per rispondere alle mail, per andare a vedere nel sito se sono arrivati i tamponi, i pazienti preoccupati ci chiamano. Anche questa mattina un signore mi ha telefonato, anzi mi ha mandato un WhatsApp dove diceva: mi può guardare per favore? E io non ci sono riuscito, adesso ci riproverò più tardi. Ecco, a proposito quindi di questo, sono queste criticità. A proposito di questo, e poi chiudiamo questa conversazione, e questa è una nota dolente, se vogliamo, forse un po' più riferita all'inizio di questa pandemia, ma comunque ancora oggi la situazione in alcuni casi è la stessa. Molti medici, che chiaramente sono persone come noi, quindi hanno come tutti noi paura di contagiarsi, al di là della loro missione, al di là del loro giuramento, ma a volte è capitato di raccogliere testimonianze di pazienti che invano hanno chiesto l'aiuto del proprio medico di famiglia. Medico di famiglia che a un certo punto è in qualche modo come sparito. È così, com'è la situazione? Purtroppo ha ragione, nel senso che ci sono, come in tutte le categorie, ci sono dei colleghi che o per paura o non so per che cosa sono scomparsi, ma a fronte di questi pochi esempi negativi ci sono tantissimi esempi positivi e non dobbiamo ricordarci che sono morti più di 180 medici, ma tra questi 180 la grande maggioranza sono medici di medicina generale, quindi il nostro contributo alla causa l'abbiamo dato abbondantemente. Certamente. Grazie Dario Bartolucci, segretario provinciale della Federazione Italiana Medici di Famiglia di Pesaro e Urbino. Buon lavoro e grazie per il suo intervento. Grazie altrettanto. Allora, l'immunità al Covid può durare degli anni. Chi ha preso il Covid, anche chi non se n'è accorto, perché in tanti lo hanno preso e nemmeno se ne sono accorti, probabilmente anche quelli di gennaio, di febbraio, ma anche durante l'estate, insomma, in qualunque periodo è facile che qualcuno abbia contratto, abbia avuto a che fare con la malattia, ma che in sostanza l'ha superata in maniera tranquilla. È di oggi la notizia che riguarda appunto l'immunità di cui si parla spesso al Covid, che appare
possa durare anche degli anni. Il virologo a sostenere questa tesi è Alessandro Sette, che è un italiano trapiantato negli Stati Uniti dall'85 ed è uno dei massimi esperti di virus. Dirige il Dipartimento di Ricerca sui Vaccini a San Diego, in California. E insieme agli altri suoi colleghi, negli ultimi 8 mesi ha passato al setaccio i dati di 185 malati di Covid fra i 19 e 81 anni. I risultati dello studio sono a dir poco clamorosi e di fatto ridimensionano le paure di chi nella prima fase parlava di una risposta immunitaria al virus molto limitata nel tempo, con forti rischi di ricadute. Allora, è vero che chi si è ammalato di Covid è protetto per almeno 9 mesi o addirittura potrebbe non ammalarsi più per anni? E la risposta è questa. È un po' esagerato, la nostra ricerca ha dimostrato che c'è una risposta immunitaria che dura almeno fino a 8 mesi. E che cosa questo significa in termini di protezione della malattia in futuro non ha ancora però un'evidenza scientifica. Questo è un po' sempre il modo di ripararsi di questi virologi, specialisti, dottori e quant'altro. Non c'è evidenza scientifica, come dire, siamo ancora nel mondo delle ipotesi, però, estrapolando i dati si può essere ottimisti. Non c'è alcun motivo per sospettare, infatti, che la risposta immunitaria non possa essere durevole. E non penso, dice ancora, non penso, a proposito del vaccino che dovrà arrivare, arriverà a breve, non penso servirà iniettarsi il siero ogni anno, questo coronavirus non muta come l'influenza. Sapete che l'influenza ogni anno è diversa, deve essere isolata, poi insomma alla fine già si sa quale sarà, però proprio per questo si preparano dei vaccini ogni anno diversi, altrimenti basterebbe farne uno e quant'altro. Quindi detto questo, stando alle dichiarazioni del professore, pare che di vaccino se ne farà uno, potrebbe uno all'anno, uno e poi star bene per un po' di tempo. Però, ancora ripeto, siamo un po' nel mondo dell'ipotesi e quindi è presto per poterlo dire. Ancora dalla nostra rassegna stampa, qual è la notizia che invece riguarda la nostra regione? La nostra regione sta per varare con il governatore Francesco Acquaroli, sta per emanare e firmare un'ordinanza che si aggiunge al DPCM che già indica molto bene i paletti entro i quali i marchigiani devono vivere e devono stare. Ora, questa nuova ordinanza, come abbiamo avuto modo di dire più volte, prevede alcune limitazioni per quanto riguarda gli assembramenti, che sono il vero problema. Lo stesso Acquaroli, qui in trasmissione, qualche giorno fa diceva e sosteneva che il problema dei contagi non è tanto nei bar, nei ristoranti, ma è nelle situazioni in cui più persone si ritrovano a colloquiare, a parlare, a frequentarsi, magari non mantenendo le distanze e peggio ancora con la mascherina abbassata o addirittura senza la mascherina. Oppure tutte quelle situazioni appunto dove non c'è un controllo di qualcuno, perché è chiaro che se voi entrate in un bar senza mascherina, c'è il barista che ti prende e ti caccia fuori immediatamente. E quello è un controllo. E di conseguenza il controllo lo fa perché il barista, giustamente, oltre per una questione di sanità, di sicurezza sanitaria, lo fa perché ha paura della multa, di essere sanzionato. Stessa cosa dicasi per il ristoratore. Difficilmente si entra al ristorante o si sta al ristorante senza mascherina quando ci si sposta da un tavolo all'altro. È chiaro che quando si mangia la mascherina va tolta, ma il ristoratore cosa garantisce in questo caso? La distanza. Il ristoratore, la stragrande maggioranza dei ristoratori ha posizionato dei tavoli sacrificando il numero dei posti totali rispetto alla normalità per garantire appunto il distanziamento. Poi, chiaro,
non è sempre possibile, non sarà sempre così, non sarà sempre un metro, sarà 80 centimetri, sarà 70 centimetri, certamente. Però, lì c'è un controllo. Il problema è fuori. Come in classe gli studenti per 6 ore tengono la mascherina, bambini che sono costretti a tenere la mascherina, poi usciti dalla scuola, via tutti le mascherine e tutti a parlare, a urlarsi in faccia, vanificando poi di fatto tutto quello che è stato il sacrificio del mattino. Ecco, tutte queste situazioni di assembramenti, con questa ordinanza si cercherà di limitarle il più possibile. Quando firmerà Acquaroli questa ordinanza? Stando alle informazioni avrebbe dovuto già firmarla, poi qualcosa evidentemente si è bloccato, ci sono state delle limature, degli accorgimenti, probabilmente è stata un po' perfezionata e quindi oggi che è giovedì dovrebbe essere il giorno in cui appunto Acquaroli firmerà questa ordinanza. Poi nello specifico ve lo diremo e magari ve lo diremo stasera nel corso del telegiornale. Adesso dovremmo, tra poco non so se dalla regia mi possono confermare pubblicità. La pubblicità mi confermano. Bene, allora ne approfitto anche, visto che siamo in pubblicità, per ringraziare tutti i nostri inserzionisti e coloro che continuano a credere nel nostro mezzo, a credere in noi e quindi grazie ancora per il vostro sostegno. Fano TV è comunque, come sempre, un mezzo tra quelli che insomma riescono ad arrivare al grande pubblico e quindi un grazie anche a tutti i nostri inserzionisti. Pubblicità e poi torneremo tra poco per la seconda e ultima parte di questa mattinata insieme. Allora, bentornati dopo la pubblicità, questa è Occhio Giornali, la rassegna stampa in versione extra larga, la diciamo in italiano, se no extra large, dopo non extra larga, ecco. E siamo qui per parlare di pandemia, siamo a parlare di come sta andando la situazione nella nostra regione, abbiamo già avuto alcuni ospiti, adesso invece andiamo a vedere come il Covid in qualche modo influisce anche sulle nostre tavole, non sempre in modo negativo, perché chiaramente quando parliamo di abbassamento dei prezzi, chiaramente gioisce l'utente finale, ma magari patisce un po' di più invece il commerciante. Ma comunque, una botta di qua, una botta di là, andiamo al porto dove c'è Simona che ha un ospite. Conosciutissimo tra l'altro perché è il professor Piccinetti che tra l'altro ha una certa dimestichezza con il video visto che è ospite spesso e volentieri anche dei programmi di Rai 1. Allora Simona, perché sei al porto? Sì, appunto come dicevi tu Marco, ci siamo spostati al porto di Fano per parlare del settore ittico perché ci sono state delle ripercussioni anche per questo comparto. Professor Piccinetti, diceva giustamente il direttore, lei conosce molto bene questo settore. Qual è la situazione in questo momento? La situazione ha diversi aspetti. Primo, il pesce in mare non è diminuito, continua ad esserci, c'è i suoi cicli biologici normali, continua a essere come al solito. Solo che c'è una variazione nel consumo. Cioè tutta la ristorazione che non funziona non può comprare più il pesce e di conseguenza alcune specie che sono le più utilizzate dalla ristorazione, che sono i pesci più cari, quelli che non vengono più comprati, quindi c'è una diminuzione notevole, qualche volta anche fino al 50% di quello che è la vendita del pesce. Beh, 50% è un calo importante. Ma molto importante, ecco che allora i pescatori non riuscendo più a vendere il pesce vanno di meno in mare, invece di andarci 4 giorni ce ne vanno 3, ce ne vanno 2, ce ne vanno... diciamo il tempo necessario per poter vendere il pesce, però evidentemente questo comporta anche una diminuzione dei loro guadagni. Il ricavo lo devono fare con 2 giorni di pesca invece che con 4.
Questo crea tutta una serie di problemi che sono la distorsione del mercato che è provocata da questa situazione. Quindi tutta la filiera poi che ne risente. Però lei fa anche delle ricerche appunto su quella quantità. Noi nell'ambito delle ricerche sviluppate da un programma della Comunità Europea e del nostro Ministero della Direzione Generale della Pesca, seguiamo tutta la parte dell'Alto e Medio Adriatico di quanto pesce c'è e lo facciamo da oltre 30 anni, quindi abbiamo tutto il confronto anno per anno di cosa aumenta. La maggior parte delle specie ha delle fluttuazioni che sono normali, come in agricoltura uno dice io ciò che so, un albicocco un anno mi fa tante albicocche, l'anno dopo non me ne fa per niente. E lo stesso ce l'abbiamo anche in mare, delle fluttuazioni di alcune specie. Alcune specie aumentano come quantità perché tipo i tonni sono aumentati, perché ci hanno avuto una diminuzione della pressione di pesca per una regolamentazione di carattere internazionale. Quindi ogni specie ha delle sue fluttuazioni, quindi non è che uno possa dire il pesce è aumentato e diminuito, però dobbiamo anche tenere presente che la pesca è diminuita moltissimo, non solo a Fano, ma in Italia noi abbiamo avuto più di un terzo della flotta di pesca che è stata dismessa, quindi non c'è più, quindi abbiamo ridotto il tempo di pesca, lo sforzo di pesca di oltre il 50%. Non è mica che il pesce è aumentato del 50% perché abbiamo diminuito, perché quello che non prende il pescatore lo prendono gli altri organismi che vivono in mare, i predatori, quindi sarà il tonno, sarà il nasello, sarà tutte le specie che sono predatori, i delfini, eccetera, che mangiano e loro aumentano e quindi prendono il ruolo che aveva prima il pescatore come predatore generale. Professore, è sempre un piacere ascoltare quello che lei ci dice. Tra l'altro, Marco, abbiamo, non so se abbiamo le immagini, ma il 12 di settembre abbiamo seguito il professore anche durante un'uscita in barca per vedere l'allevamento di cozze, la pesca. Che è una delle attività che si continua a fare, che è una delle prospettive. Quindi questa comunque prosegue ed è l'unica che magari non va a diminuire. Sì, anche perché c'è una stagionalità di vendita, quindi uno lo prende, la stagionalità è estiva, quindi quest'estate hanno venduto quello che era il prodotto che avevano, adesso stanno preparando il prodotto per vendere della prossima estate, che c'è un ciclo annuale. Senta, visto che ci siamo, per biologia marina ci sono delle novità o è tutto fermo? Dire che è fermo non è proprio vero, ma dire che cammina nemmeno, perché praticamente siamo in una situazione di stallo, ossia da un lato c'è i problemi legati al virus, che quindi c'è una riduzione dell'attività a tutti i livelli. I lavori vanno un po' a rilento perché evidentemente ancora non sono cominciati i lavori per i laboratori, quindi non c'è niente che viene stato fatto come laboratori, ma c'è soltanto degli spazi dove ci sono messe delle scrivanie e qualcuno lavora invece che lavorare da casa, lavora da questi posti nelle scrivanie. Posso chiederle per concludere un suo parere sul momento che stiamo vivendo, che stiamo attraversando? È un momento un po' particolare, perché non è che uno debba negare che esiste una malattia, che la malattia sia grave e importante, però di malattie gravi e importanti ce ne sono tante altre, ci sono i tumori, ci sono i Parkinson, ce ne sono tante altre di malattie che influenzano quello che è la salute. Quello che uno non riesce alle volte a spiegarsi perché per questa malattia si è seguito una procedura che è totalmente anomala nel settore. Uno dice, ma perché in questo caso? Tu mi dici che per non essere contagiato devo tenere la mascherina, devo lavarmi le mani, devo disinfettare le superfici, non devo andare dove c'erano assembramenti, delle cose, devo stare a casa in altri tempi. Se io seguo tutte queste precauzioni, come faccio ad ammalarmi? Non mi posso ammalare. Allora io dico, in questo caso lasciamo libero il cittadino di fare quello che gli pare, gli dico guarda, tu per salvare la tua salute devi fare così, così e così. Se lui lo segue, se non lo segue si ammala. Noi come servizio pubblico dobbiamo fare in modo che tutti quelli che si ammalano possano essere curati, quindi invece di investire dei soldi a ristorare delle categorie che ne danneggiamo noi stessi, facciamo degli spazi dove poter mettere tutti gli ammalati, quindi di avere più medici, più infermieri, più spazi, e questo quello si poteva fare perché abbiamo visto, sono stati costruiti degli ospedali, noi abbiamo visto Civitanova, qui nelle Marche, ce ne sono altri, sono stati fatti in tempi abbastanza rapidi, quindi quando uno dice sono aumentati, è che aumentino, a un certo momento quanti abbiamo noi malati di diabete? Quanti sono? Ci abbiamo i centri di diabete, c'è tutta una serie di... Il sistema si è strutturato per quel numero di malati. Quindi lei dice dirottarli sul sistema sanitario. Esatto, ma per organizzare il sistema sanitario in un modo diverso, dove questa malattia ci sia, ecco, oggi è questo, domani sarà un altro di virus, sarà un'altra malattia, però noi dobbiamo avere questa elasticità. Però se noi organizziamo il sistema spendiamo molto meno e non sarete voi, giovani, a dover pagare poi, perché uno prende i soldi, li spende e dopo il debito qualcuno deve pagare. E chi lo paga? Non certo quelli che hanno l'età mia, ormai sono pensionati e quindi a un certo momento non so quanto andranno avanti negli anni, ma non arriveranno a pagare i debiti che si fanno. Certo. Quindi sono miliardi e miliardi che vengono spesi e uno dice ma perché si fa tutto questo, questo approccio diverso?
e lì ci sono tante motivazioni che possono essere fatte. Però la malattia esiste, non è che non esiste. Però lei dice giustamente ce ne sono anche altre che portano una mortalità anche più grande. Se noi guardiamo il numero di morti secondo l'Istat degli anni precedenti, andiamo sui 1700 morti ogni giorno in media tutto l'anno, però di questi qui ce ne sono circa 300.000 all'anno che muoiono per malattie cardiocircolatorie, e questi non muoiono, ce ne sono alcuni che muoiono per diabete, altri muoiono per tumori, ci sono tante altre cause di morte quindi che sono più importanti di questa. Noi dobbiamo considerare tutto il sistema, l'uomo come tale, come fa a vivere, a sopravvivere, eccetera, qual è il ruolo della medicina che le deve tutelare, quindi facciamo in modo che lo tuteli in tutti i casi. Diamogli il sistema per non essere contagiato, ma per essere contagiato, io dico, se non considero i morti come lo fanno adesso, proviamo a considerare i morti, tutti quelli che sono morti che sono anche obesi, quanti ne vengono, eccetera, li chiamo tutti morti per obesità, invece sono morti perché altre malattie, tutti morti che avevano anche il diabete, li chiamo tutti morti per diabete, no, pure in questo caso con il virus, uno che è morto per un tumore ma c'aveva anche il virus è morto per il virus. Ecco che allora il numero di morti che ci terrorizza, ci spaventa, ci dice, ma c'è un desiderio fatto apposta per terrorizzare la gente dietro, perché è quello che uno dice, ma perché hanno preso questo? Per rinforzare il sistema, ma bastava dirottare i soldi sul sistema sanitario ed era finito. E concentrarci lì. E spendevamo molto meno. Professore, io la ringrazio per questo suo intervento, so che ha un impegno e quindi non vogliamo trattenerla oltre. Perfetto. Grazie davvero e buona giornata. Altrettanto, buona giornata. Grazie. Bene, Marco, grazie. Ci ricolleghiamo tra poco, se per te va bene. Sì, grazie. No, ho ascoltato volentieri. Grazie, professore. Niente, grazie, ci sentiamo. Le considerazioni del professor Picciretti, che insomma ha l'età giusta per poterle fare anche, no? L'età giusta. E tutto sommato mi trova d'accordo su quello che ha detto il professor Piccinetti a proposito di questa gestione. Chiaramente siamo in situazione di emergenza e l'emergenza, adesso il discorso sarebbe un po' troppo lungo e io non vorrei adesso entrare in questi meccanismi. Chiaramente, di fatto, possiamo dire, sintetizzando due cose, che uno, il cosiddetto lockdown è sinonimo assoluto di fallimento in primis nostro, cioè di tutti noi singole persone prese una per una. Ecco, questo è il fallimento. Poi, chiaramente, il fallimento nella gestione della sanità. In questi decenni, non si è fatto altro che smantellare, adesso che servivano gli ospedali, adesso che servivano le strutture, come abbiamo visto, non ci sono e quindi siamo arrivati a questi livelli. E quello che dice il professor Piccinetti è giustissimo, piuttosto che imbavagliarci, piuttosto che porre divieti a destra e a sinistra, io vi dico che questo Covid è pericoloso, tu lo vuoi sfidare, vuoi andare, fai come ti pare, il rischio è tuo, poi però non venire a lamentarti. Chiaramente, che cosa succede se uno fa e lascia fare tutto in questo modo? Non essendoci le strutture sanitarie pronte ad accogliere le persone che intendono rischiare, poi si va a finire come stiamo finendo in questo momento, in questi giorni, in questo periodo. E quindi il discorso è molto più ampio, ma adesso in sostanza Piccinetti l'ha sintetizzato bene. Allora, tra poco, forse anche adesso, non so, andiamo a vedere un attimo anche il fuori onda. No, però dovremmo rimanere lì, mi pare che c'è un altro collegamento sempre con il porto. Sì? Sì, però con il porto per parlare di che cosa? Di parlare di pesce, per parlare del consumo di pesce che è calato del 30-40%. E lo faremo tra poco con un armatore. Prima però, se è possibile, andrei, e qui chiedo alla regia, andrei a parlare con un fanese che è risultato positivo al Covid e che ha denunciato in qualche modo una falla nell'assistenza domiciliare. Ne abbiamo raccontate tante, molte ve le abbiamo risparmiate anche durante il telegiornale per non così fare il cosiddetto terrorismo mediatico, molte le abbiamo evitate, però non possiamo non raccontarvi quella che è la realtà
dei fatti. E tra, nella realtà dei fatti c'è anche appunto questa, queste situazioni qua, che ci sono persone che sono, si sono ammalate di Covid e che restano a casa, ma a casa si sentono in qualche modo abbandonati. Si sentono abbandonate e dunque questo è quello che tra poco sentiremo da questo nostro telespettatore che dovremmo avere al telefono. Ce l'abbiamo? Allora, Andrea Pascucci. Sì, sì, buongiorno direttore. Buongiorno, buongiorno Pascucci, buongiorno. Allora, innanzitutto le chiedo come sta. Sì, sto meglio. Sì. Bene. Sono venuti a visitarmi il mio medico. E ho ricevuto una telefonata dall'ASUR il giorno dopo del servizio dell'altra volta. Ecco, quindi qualcosa si è mosso. Bene, sì. Dunque, intanto lei, se ci racconta brevemente, senza andare nei dettagli e quant'altro, qual è stata la sua vicenda, come, cos'è accaduto, lo ricordiamo ai nostri telespettatori. Praticamente sono cominciato a star male dopo 3-4 giorni che ho fatto il vaccino influenzale, con dei dolori, diciamo, generali tipo influenza, e ho cominciato, sono andato dalla guardia medica, quello e quell'altro, e alla fine, dopo quasi più di una settimana, sono riuscito a farmi fare la richiesta del tampone. Perché il protocollo prevede almeno 4 giorni di febbre continua e così via. Dopodiché io ho fatto il tampone, ero positivo, sono spariti tutti, non ci ho fatto più sentire nessuno. E lei che cosa ha fatto nel frattempo, Andrea? Ah, sono rimasto a casa, anzi, nella telefonata dopo il servizio dell'ultima volta, e mi ha chiamato l'ASUR per la tracciabilità. Sì. E lì mi sono accorto che sono indietro almeno di 10-15 giorni. Campagavallo, quindi, si direbbe. Sì, no, mi hanno chiesto i miei contatti dal 28 ottobre, gli ho detto, ma perché non mi chiamate a Natale? Cioè, non, quindi adesso no, lei ha fatto sbando. Il primo tampone ed è risultato positivo. Adesso, allora, intanto come è stato curato? Questo è un aspetto che mi interessa. Come è stato curato? Con che io cosa? Io sono stato curato semplicemente con degli antibiotici e cortisone per la tosse. Lei cosa, che sintomi aveva? Tosse? Tosse, e ho avuto 3 giorni la febbre 37,5, massimo 38. Ecco, quindi antibiotici, cortisone e chiaramente a casa, isolato da tutto e da tutti. E nel frattempo chi si accertava delle sue condizioni di salute? Qualcuno chiamava per dirle come sta oggi? No, no, assolutamente. Quindi assolutamente non. Ma neanche il suo medico di famiglia? Neanche il suo medico di famiglia? Senza fare i nomi? Il suo medico no, di famiglia? No, no, il medico di famiglia è venuto sabato questo. Anche loro, io mi sono reso conto, direttore, che non riescono ad arrivare dappertutto. Certo, certo, certo. No, hanno scaricato, secondo me, tutto sui medici di famiglia senza una minima organizzazione. Allora, adesso lei deve fare il secondo tampone. I l'ho già fatto ieri, direttore. Ah. L'ho fatto ieri e entro oggi dovrebbero darmi la risposta. Secondo lei? Io spero che sia negativo, perché... E glielo auguriamo di cuore. Io sono più di 2 settimane che sono dentro casa, perché poi mi sono fatto un'autotutela prima di fare il primo tampone. Ecco, questo è un altro aspetto importante. Non è la prima persona che me lo dice. È buon senso. Questo. È molto buon senso. Questo è importantissimo. Guardate che non tutti, cari telespettatori, non tutti hanno questa sensibilità. Io proprio ieri mi raccontava una persona che tra l'altro sta a contatto anche con i bambini, che... non riuscendo a fare il tampone, perché non riusciva a farsi fare questo tampone, lei, questa persona, si è messa per scrupolo in autoisolamento perché riteneva che forse qualcosa poteva avere. Per fortuna, diremmo, è andata
in autoisolamento, perché quando ha fatto il tampone poi è risultata positiva. Se avesse lasciato perdere, questa persona per qualche giorno sarebbe stato a contatto con tutta questa gente, bambini compresi, eccetera, e avrebbe contagiato mezzo mondo. Ecco, quindi lei ha fatto molto bene, Andrea, e le faccio i complimenti per la sua sensibilità, ma non tutti ce l'hanno questa sensibilità. L'altro giorno a Iesi una persona è stata fermata dai carabinieri dentro un supermercato perché stava facendo la spesa ed era positiva. Ma quella è incoscienza di qualcuno, perché anch'io ho bisogno di fare la spesa, ma mi faccio aiutare degli amici, chiamo e mi portano la spesa. Ho avuto un sacco di disponibilità dei miei vicini di casa, non posso dire niente, per l'amor di Dio, però io posso dare una mia valutazione da quello che ho capito, da come sono messe le ASUR, tutta l'organizzazione, i contagi sono anche pochi. Quindi secondo lei sono molti di più? Sì, sono in giro pochi, c'è tanta gente, no, secondo lei, comunque, che è potenzialmente pericoloso? Non abbiamo, con una sanità così dove vogliamo andare? Senta, le posso chiedere per salutarla poi, Andrea? Magari sì. Poi ci manderà un messaggino per dire il risultato oggi, se è negativo, certo, o no. Posso chiederle come pensa di essere rimasto contagiato, come ha fatto a contrarre il virus? Io, guardi, ho avuto un contatto, l'ho detto subito anche alla Guardia Medica quando sono andato la prima settimana che non avevo fatto il tampone. Sono andato alla Guardia Medica a prendere gli antibiotici, che forse avevo avuto un contatto con un positivo, che dopo è stato confermato. Ma io stavo già male da prima, mi sto cervellando in questi giorni per capire, perché la mascherina la mettevo sempre, e non lo so dove l'ho preso, non ho idea. Le precauzioni uno le prende sempre, lava le mani, non mette le mani negli occhi, però l'ho preso, per fortuna in maniera lieve, per fortuna. Quindi con una carica virale, insomma. Sì, perché io, essendo diabetico, se lo prendevo ben bene, a quest'ora ero all'ospedale. Certo, certo. Va bene, grazie allora per questa testimonianza, Andrea Pascucci, in bocca al grazie lupo, auguroni, davvero, lavoro, grazie davvero. Vale, buongiorno. Allora, torniamo in collegamento adesso con il porto, vedo Simona che sta guardando la diretta probabilmente su Facebook, e allora ricomponiamoci e andiamo subito in collegamento, tanto il microfono lo vedo già posizionato. Bene. Allora, Simona, chi sono gli ospiti con te adesso? Un attimo che dobbiamo collegarci telefonicamente, ma forse sentirà. Ecco, adesso risponde. Vediamo se risponde subito, così intanto andiamo. Ecco, vi facciamo vedere anche questi retroscena. Allora, senti? Sì, Simona, ecco, ti sentiamo, no? Senza andare di nuovo sul touchscreen. Chi sono gli ospiti? Benissimo. Chi sono gli ospiti? E a te la parola. Sì, volevamo raccogliere anche alcune testimonianze dopo aver sentito le parole del professor Corrado Piccinetti di Biologia Marina. Dicevamo che comunque questa pandemia ha avuto una ricaduta anche sul settore ittico. Perché? Perché la chiusura dei ristoranti da una parte, ma dall'altra anche il divieto di spostarsi da un comune all'altro, da una regione all'altro, ha provocato una ricaduta appunto su questo comparto. Ad esempio lei, Paolo Palazzi, intanto diamo il buongiorno ad entrambi. Buongiorno. I pescatori, lei è un armatore da tanti anni, storico della città di Fano. Armatore da tanti anni. Da quanto tempo esce in mare? Che vado in mare sono 48 anni. 48 anni, quindi da sempre? Sì, un po' da sempre. La notte scorsa siete usciti? Questa notte sì, siamo usciti. Sì, dirottiamo un attimino il microfono da quest'altra parte, così. Magari parliamo un po' più forte, così ci sentono bene a casa. Abbiamo fatto l'uscita di lunedì, poi dopo martedì a Rabora siamo stati in terra, poi siamo usciti mercoledì mattina e sono tornati questa notte a sbarcare. E poi sono ritornati in mare. Quindi siete tornati l'anno scorso e sono andati in mare? Sì. Per vongole? Vongole e pesce.
Lungo le piste, sì, entrambi. Sì, c'è stato un calo anche delle uscite di conseguenza? Beh sì, cioè, il calo c'è, tanto è evidente, tanto i mercati non tirano più, i ristoranti chiusi, la gente non può venire da questi paesi qua quando il mercoledì c'è il mercato a Fano, il sabato, per noi era uno smercio importante per il settore dei pesci, invece per lo Vongo noi... Ma venivano anche da fuori per acquistarlo? Certo, sì. Quindi questo calo dipende appunto anche dal fatto che non ci si può più spostare come dicevamo? Infatti, quello è fondamentale. Il calo del 50% di cui parlava il professor Piccinetti, lo avete riscontrato anche voi? Il 50% del pescato? Del pescato? No. 50% del pescato? Della richiesta, chiedo scusa, del consumo del pesce? 50% no, però c'è... Poi dopo qui, vedi, dopo è difficile dire, ma qui è come ieri che dopo il tempo cattivo si sono prese molte canocchie, oggi le canocchie andavano poco. Però se andavi a comprare i merluzzi che non ci sono, perché la pesca è tutta qua, vai a comprare i merluzzi, costano loro perché ce ne sono pochi. Le mazzancolle qua, adesso hanno pescato qua, ce ne sono tante, perché il pesce va a periodi. Ora è il tempo delle mazzancolle, delle canocche, delle triglie, delle sogliole, però devi comprare un merluzzo, un palombo, una coda di rospo, già costa molto di più perché ce ne sono pochi. Ecco, ma anche per dare un consiglio alle nostre telespettatrici, conviene acquistarlo adesso e congelarlo per il periodo del Natale o comunque no, è troppo presto, non c'è questo rischio? Il pesce c'è. Se c'è la richiesta noi andiamo in mare sempre, perché ci hanno dato i permessi anche per il sabato e la domenica, ma sai, se la richiesta c'è andiamo, altrimenti al posto di fare 4 giorni abbiamo deciso di fare 3 giorni. È inutile che portiamo il pesce che poi dopo non lo pagano, anche perché è difficile anche per i pesci vendi, perché se non vendi, capito, il pesce... E poi tutto l'indotto che ne risente. A quante persone dà lavoro? Io abbiamo 2 pescherecci, poi c'è la vongolare, 15-20 persone, 25. 25 circa, sì. Quindi insomma tante famiglie che vivono di questo. Anche lei è uscito in mare la notte scorsa, Filippo? Sì, sì, siamo usciti. Il prodotto c'è, perché tanto c'è, però tutta roba di che ultimamente non va. Sarà una settimana abbondante, un paio di settimane. Da quando hanno chiuso. Dalla zona gialla o con lo scatto ad arancione? Dallo scatto arancione. E quindi ha notato questo problema? Un calo. Poi noi facciamo la pesca diversa, lui va a vongole, escono quando le hanno vendute, poi va a sogliole e sprea. È una pesca diversa. Noi stiamo qui in Bon, ci manteniamo più vicino a panocchie e merluzzi. Cioè noi il calo l'abbiamo avuto, noi come le barche più piccoline. E quindi uscite di meno? Calo. Settimana ci rimaniamo per i 3 giorni, tiriamo avanti per i 3 giorni. Per la prossima stiamo già progettando per 2, se continua così, un paio di giorni, perché tanto... Vi preoccupa questa situazione? Un po' sì. Giustamente dicevamo anche prima, c'è chi sta peggio, però andando avanti in questo modo... Sì, quello che mette paura, hai capito, non è tanto... Cioè il problema è che c'è un'altra gente, dopo si riversa su di noi, bene o male peschiamo, capito? Riesce a pagare le spese, a pagare gli operai, cioè, capito, non è... Però se continua ancora così, capito? Butti via un sacco di pesce, devi buttare via il pesce, capito? Perché magari... se ce n'è tanto di un certo tipo, dopo non ti manda neanche più l'altro, capito? Se porti in terra, ti faccio un esempio, 50-60 casse di canocchie, capito? Al posto di pagare di 8 euro, te le pagano 3 euro, 4 euro, come questa mattina. Questa mattina il prezzo buono delle canocchie c'è, delle mazzancolle c'è, capito? Domani e poi magari... non si vende, il pesce rimane dopo, il giorno dopo rimane lì, anche loro come devono fare, capito? Non lo comprano perché sennò va male, capito? Non è che... Però ricordiamoci pure che ieri siamo stati fermi, poi oggi... Ma... Ora c'è da vedere domani. I mercatini comunque rimangono aperti, quelli del porto? Sono sempre aperti, sì. Quindi lì è possibile andare a acquistare pesce? Stesso discorso per il centro storico dove c'è il mercato. Lì c'è sempre il pesce fresco, loro c'hanno sempre il pesce fresco. Perché noi dopo ci mettiamo d'accordo, magari adesso noi potremmo fare 4 giorni, no?
ma ne facciamo tre, allora decidiamo tre barche vanno un giorno, tre barche vanno l'altro, per portare sempre il pesce fresco, però no, non facciamo la moltitudine per far abbassare tanto il prezzo, certo. Capito? Perché dopo se andiamo in mare tutti insieme, il giorno dopo dobbiamo stare a terra, perché tanto... Ecco, Marco, quello che... I pescivendoli, capito, anche loro come devono fare. Sì, di conseguenza sì. Quello che potremmo fare noi fanesi è consumare più pesce, quindi aiutare anche le nostre realtà, questo sicuramente. Sì. Adesso sì. Ma c'è un problema, Simone, c'è un problema... Marco, hai delle domande per i pescatori? C'è un problema pratico, sì. Che le donne giovani non sanno cucinare il pesce. Le nonne sono in isolamento, non possiamo andarla a trovare, per cui chi cucina questo benedetto pesce? Io compreso. Tu non lo sai cucinare il pesce? Ha ragione, è vero. Vabbè, no, poco, perché a parte che non amo il pesce con le spine, quindi vado più sul semplice. Però vedi, il problema perché è siamo fortunate, abbiamo ancora le mamme e le nonne in vita. Però bisogna tenerle da una parte. E quindi ci viziano un po' troppo. Lo so, però nonne e mamme devono stare a casa. In questo periodo sicuramente. Ecco, va bene, semmai ve lo cucinano, certo. E ve lo portano sotto la porta, ve lo passano sotto la porta. Allora, un'ultima curiosità, una domanda. Come si vive, quali precauzioni l'equipaggio che va in mare ha, se ce le ha, non penso, quali sono le precauzioni e se... Tra i 25 operai, tra le persone, tra i marinai, ci sono stati focolai o comunque contagiati? Dei contagi. Quali precauzioni prendete per andare a bordo? E poi se ci sono stati anche dei contagi tra i vari dipendenti, se ci sono stati dei problemi? Noi qui dei casi a Fano non ne abbiamo avuti. No, c'era avuto un pescivendolo, se non sbaglio. Sì, un pescivendolo, sì. Ma tra sì. Voi pescatori, insomma, no, nessun problema. Lo spazio a bordo c'è da noi. E poi... Sono grandi, effettivamente, sì, quindi riuscite. In quanti uscite per andare in mare? Quanti siete la notte? Nella barca? Nella barca. In una barca da me in 5 e un'altra in 7. 5 o 7, quindi sì. C'è tutta poi la distanza. Sì, abbiamo due cuccette sopra la cabina del comandante, altre due a prua e due a poppa, capite? Poi vanno a dormire, non è che da me vanno a dormire uno alla volta, a turni, altrimenti non c'è tempo. Dovete tenere comunque mascherina, guanti, certo. sì, oltre sempre. Alle distanze sempre. Da sempre, questo sempre. Quindi... È la base anche per il vostro lavoro. Anche se i guanti durano poco, quelli lì in mare da noi. Il vostro lavoro è duro, è sì. Manuale, quindi immagino. Si rompono. Bene. Sì. Comunque, insomma, nessun problema in particolare. No. Adesso no. Che abbiamo visto qui, non so, qualche caso, un caso a vongole, però quando ero manferme, mi ha sentito di qualche ragazzo, poi dopo un altro che era contagiato, ha dovuto fare la quarantena, però... Che io sappia, qui da noi nessuno. No, per adesso, per solo fortunatamente nessuno. Solo un pescivendolo poi a marzo, sì. il papà di Thomas. Quindi una professione abbastanza sicura da questo punto sì, di vista, perché appunto sì. Dicevamo che è riuscita a mantenere bene le distanze sì. Interpersonali. Bene, cerchiamo grazie. Cerchiamo di autocontrollare. grazie bene. Simone, grazie a te davvero. Marco, a te. Bene, grazie a te e ai tuoi ospiti. Allora... quindi questa è la situazione, anche come avete sentito, che si riflette, ripercuote anche un po' sulle tavole dei fanesi, e non solo dei fanesi, le Marche hanno tutta la costa e quindi tanti pescherecci che vanno in mare e che quindi hanno possibilità di rifornire i mercati di pesce fresco. Quindi se siete ancora in tempo, che ore sono le 9.51, per chi ci segue in diretta potete andare al mercato e sapete che stamattina le canocchie praticamente ve le regalano o quasi. Ecco, l'importante adesso è saperle cucinare, perché la parte più importante è questa. Allora, l'ultimo pezzo della nostra rassegna stampa, poi ci salutiamo, lo dedichiamo ad un'altra storia. E qui chiedo alla regia di chiamare subito il nostro ultimo ospite, ad un'altra storia che riguarda un fanese. Un fanese che è un ex consigliere, un consigliere del Movimento 5 Stelle. Andiamo sul giornale, perché il giornale è chiaramente il quotidiano di oggi, il quotidiano è Il Resto del Carlino, ma lo tratta anche il Corriere Adriatico. Il titolo è questo: Io salvato dal plasma. Ma ora l'Odissea esami. L'ex consigliere
Giovanni Fontana ha sconfitto il Covid grazie alle trasfusioni con il sangue dei guariti, però le analisi, dice lui, devo aspettare un mese. Quindi un mese, cari telespettatori, un mese, non è proprio dietro l'angolo. Allora, se Fontana è al telefono... Sì, pronto. Buongiorno Fontana. Allora, ci può spiegare meglio un attimo questa odissea, così come titola il Carlino questa mattina, degli esami? Che cosa succede? Beh, forse un'odissea è un titolo un po' forte. Vabbè, ormai il Carlino lo sappiamo che usa titoli forti per attirare l'attenzione dei lettori, ma va bene. Niente, io sono stato ricoverato per Covid una quindicina di giorni, sono uscito una decina di giorni fa. Il medico, quando sono uscito avevo dei valori un po' fuori norma, e quindi il mio medico di famiglia giustamente mi ha assegnato delle analisi per controllare questi valori affinché insomma siano tornati normali. Quindi ho chiamato al laboratorio d'analisi e insomma il primo appuntamento a Milano il 10 di dicembre. Ho fatto presente che sono stato ricoverato per Covid, quindi devono dei controlli, anche se non urgenti, ma insomma devo fare. Però l'operatrice, cioè, dal suo punto di vista, adesso io sto qui soltanto a prendere appuntamenti, la prima data è il 10 di dicembre. E quindi insomma, ho preso l'appuntamento, comunque l'ho preso, però adesso devo sentire il medico nel pomeriggio per sentire se vale la pena, cioè se posso aspettare tranquillamente un mese oppure devo andare dal privato, come in questi anni è sempre successo. Quindi questo per dire in sostanza che anche chi ha avuto purtroppo la sfortuna di essere rimasto contagiato non ha nessun percorso, se vogliamo, non dico privilegiato, ma comunque un percorso magari stabilito solo per loro. No, non c'è. Non cioè, c'è, tu come tutti gli altri, quindi, insomma. Sì, da quello che ho capito non c'è anche perché quando sono stato dimesso senza nessuna terapia, fortunatamente, perché poi insomma dopo un momento che sono stato abbastanza male, mi sono ripreso abbastanza, quindi senza terapia, senza niente. Quindi questi controlli l'ha valutato il mio medico di famiglia, perché alcuni valori erano fuori norma quando sono stato dimesso, e quindi dopo una quindicina di giorni vediamo se rientro nella norma. Poi si valutava. Ho capito. Va bene. No, non c'è nessun percorso. So quelli che con il marzo, aprile, che ha avuto il Covid, qualcuno è stato richiamato per fare l'attack, mi dicevano, di controllo. Però almeno non ne sono certo. Però per il resto... Ecco, la regia giustamente ci fa notare, ci fa vedere in questo momento un post che lei ha scritto sulla sua pagina di Facebook, dove scrive: dopo una mattinata persa e circa 60 telefonate al laboratorio di analisi di Fano, sempre occupato, mi sento rispondere che il primo posto libero per fare le analisi a Fano è il 10 dicembre e a Muraglia invece il 2 di dicembre. Faccio presente che devo fare delle analisi di controllo per controllare che tutti i valori siano rientrati nella norma, visto che mi sono beccato il Covid-19 e sono stato ricoverato per 15 giorni a Muraglia. E l'operatrice, sconsolata, mi dice che lei non può fare nulla. Che è una cosa terribile, immagino, sentirsi dire non posso farci niente. Sì, quindi voglio stare tranquillo e non aspettare circa un mese, indovinate un po', devo andare da un privato. Lei ha provato a sentire un privato, Fontana? No, non ancora. Devo sentire, ripeto, il pomeriggio medico e valutare se non ci sono problemi nell'aspettare il mese o meno. Perché insomma, ripeto, io sono per la sanità pubblica, il privato... in questi ultimi anni ha preso piede, però insomma io se posso vado dal pubblico e non dal privato. Qualche tempo fa non sono riuscito a fare un eco doppio, sono dovuto andare al privato perché non, per esempio non, insomma mai ho trovato posto per un eco doppio presso le strutture pubbliche, per dire. Quindi purtroppo la situazione non è bella secondo il mio punto di vista. Poi stiamo vedendo
in questo periodo Covid, insomma, che la sanità pubblica ha bisogno di essere rinforzata. Sì, sì, lo diciamo poco fa, infatti. Allora, grazie a Giovanni Fontana, ex consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, grazie. Allora, la nostra rassegna stampa finisce qui, grazie per averci seguito, a voi tutti l'augurio di una buona giornata, l'informazione torna qui sul Canale 17 questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Arrivederci.